così tanti deputati sospesi per così tanti giorni. E questa però non è un torto che ha fatto a noi, al gruppo parlamentare, è un torto che ha fatto a tutti voi, e glielo ho detto anche al presidente, anzi scusate, alla signora Boldrini, perché non è la nostra presidente. Riconoscevamo una persona che ci ha definito eversivo, potenziale stupatore, non le riconoscevamo il titolo di giudicarci, e lei ha detto rispetti la presidenza, e mi ha risposto certo, io ho lo stesso rispetto per la presidenza che lei ha avuto per gli italiani, privandoli del loro diritto di avere un'opposizione in Parlamento. Sei incazzata, però oggi non vi voglio raccontare, intanto lo saprete a memoria come è andata la questione, vi voglio raccontare una cosa che è successa la settimana scorsa nella mia città, Savona. Io e Simone siamo tutti due di Savona, in Liguria. Noi a Savona abbiamo una centrale a carbone, una centrale che è lì da prima che io nascessi, a 40 anni. Ci sono due gruppi a carbone che gli stessi che sono stati messi lì 40 anni fa, quando c'era lo sviluppo industriale e c'era bisogno di avere centrali sulla costa vicino a dove si produceva. Quelle centrali a carbone sono di Sortegna e hanno continuato a produrre energia elettrica e inquinare per 40 anni. Adesso, la settimana scorsa, il giudice per le indagini preliminari, dopo che c'è stato un esposto alla procura da parte dei comitati locali e anche del Movimento 5 Stelle, ha bloccato i gruppi della centrale, perché ha riconosciuto che inquinavano, che superavano i limiti di legge. È bastato una sola ispezione dell'ISPRA, dei tecnici dell'ISPRA, sono andati nella centrale e hanno visto che le centraline, che dovevano essere in cima ai comignoli, perché dovete sapere che alla centrale ha permesso di misurarsi le emissioni da sola, quindi era lei che si autocontrollava, le centraline che dovevano essere in cima ai comignoli erano sotto. Come facevano a controllare le emissioni, questo non si sa, però si vede che i fumi andavano giù, c'era un virus. Hanno riscontrato che le emissioni superavano i limiti di legge, hanno riscontrato che c'erano queste cattive misurazioni e l'hanno fatta chiudere, hanno bloccato i gruppi. Questa è una battaglia che portiamo avanti da anni e che finalmente ci avviciniamo, spero, a vincere. Periti della procura hanno anche riconosciuto che il nesso di causalità tra l'inquinamento della centrale e l'aumento della mortalità, e si sono stimati nei soli dal 2000 al 2007 400 morti premature dovute all'inquinamento della nostra centrale a carbone. Lo sapete cosa ha fatto la regione Liguria, che è rossa, come diceva Aure, amministrata dal PD, per tutelare i cittadini da questo inquinamento? Ha concesso alla centrale un affidamento sempre a carbone nel 2011. Tra l'altro il Parlamento, il governo, ha regalato 23 milioni di euro scontando gli oneri di urbanizzazione che una centrale del Lodigiano doveva pagare. Quindi sia a livello regionale che a livello nazionale abbiamo fatto questi grossi regali a Sortegna. Ci viene da chiederci perché lo Stato deve aiutare in questa, invece che tutelare i cittadini, che tutelare la salute e la vita dei cittadini. Ha permesso la regione e lo Stato che per i profitti di un imprenditore privato 60 cittadini della provincia di Savona l'anno morissero. Perché ha fatto questo? Perché il proprietario di Sortegna è De Benedetti, che è anche la testa numero uno del PD, che è anche il burattinaio appunto di Renzi, che è quello che gli detta i ministri, che gli suggerisce i ministri. Perché vi ho raccontato questa cosa? Per farvi capire che i partiti, il PD soprattutto, sono talmente legati alle lobby, alle cooperative, agli imprenditori amici, che non si capisce dove finisce uno e dove inizia l'altro. Tant'è vero che ci troviamo ministri che erano i patroni delle coop rosse, ci troviamo conflitti di interesse, ci troviamo
5 tra ministri e sottosegretari indagati o condannati. Ora io mi sono chiesto, magari lo siete chiesto anche voi, ma è possibile che Renzi non conoscesse 60-70 persone incensurate? È possibile? Sembra assurdo. Persone che adesso vi detto ce le doveva mettere, perché quelle persone portano interessi, portano soldi, portano voti. Quelle persone lì dovevano stare lì dentro, dovevano essere ripagate per quello che gli hanno portato. Quindi dobbiamo capire che questo, che dobbiamo mandare tutti a casa, ma questo sistema è i politici, ma questo sistema è molto più radicato di quello che sembra. E in Europa, perché e dobbiamo sradicare questo sistema alla radice. Tutti insieme ce la possiamo fare. Grazie. Io, a differenza dei miei colleghi, non ho fatto niente. Sono totalmente innocente. 25 giorni sì, mi ha sanzionato la ghigliottina, tra cui 15 li ho presi per quel battibecco con il capogruppo del PD Roberto Speranza. Come ho detto alla Poltrini, poi c'era tutta, no, perché c'è questo tavolo lungo, no? Che sembra, non so se avete visto La Bella e la Bestia, c'è quel tavolo lunghissimo, da una parte uno da solo, l'imputato, dall'altra parte tutti i questori, segretari, la Poltrini davanti. E io la prima volta gli ho detto, come gli altri, non riconosco nessuna autorità, mi sono caduti gli occhiali. E la volta successiva, perché poi le convocazioni sono varie, gli ho detto, io non ho impedito a Speranza di parlare, gli ho impedito di mentire. Ma siccome quando mi parla mente, per cazzo, divertente, che quando in realtà io veramente non gli ho impedito di parlare, io ero fuori di senno perché avevamo assistito ad una votazione dittatoriale e in aula, poi assistere a quel ceffone. Il presidente Sisto di Forza Italia con la segretaria Lamboschi, che hanno fatto, proviamocelo, perché chi è a favore dell'Italicum, passate avanti. Speranza andare a fare le sue solite dichiarazioni, abbiamo provato per l'eccettore, l'ho seguito e mi sono messo di fianco, anzi davanti, così pronto, e gli ho detto la prima bugia di sputtana, e la sua risposta è meravigliosa: allora vado a fare la conferenza stampa nel mio ufficio. Come a dire, dato che sicuramente mentirò, me ne vado. Al di là di tutto, noi è un anno che stiamo lì dentro, scusate qualche errore, soprattutto i primi tempi, passavamo tanto tempo a studiare i regolamenti, a capire come funzionava la macchina, perché non è semplicissimo, no? Nessuno di noi era mai entrato, quindi forse i primi tempi abbiamo comunicato poco, perché stavamo tanto tempo dentro a studiare, a conoscerci, a fare assemblea, a buttare giù i regolamenti. Vedete, i primi mesi sono stati complessi, perché a differenza di altri gruppi parlamentari, noi abbiamo fatto i colloqui alle persone che abbiamo assunto. Un deputato si è occupato di scegliere la macchinetta del caffè, fare magari, dato che i grillini, sapete, sono precisi, magari ha fatto 6-7 ricerche per trovare la macchinetta del caffè, per risparmiare alla fine dell'anno 3.000 euro. Per cui i primi tempi sono stati complessi, però credo che tutti quanti hanno assistito ad un miglioramento complessivo del gruppo parlamentare, sotto tutti i punti di vista, valoriale, le nostre proposte di legge, le coperture, la ragioneria dello Stato, che ha rapporti diretti con la Castelli e il Sorial, non ci ha mai bocciato una copertura nelle nostre proposte di legge. Vabbè, forse sì, però tutti di no. Sto scherzando, poi forse te lo dice me, faccio una volta. E il gruppo è migliorato anche dal punto di vista comunicativo. All'inizio era difficile parlare di fronte a così tanta gente con un microfono, si impara. Impariamo tutti. E se ci fate caso, Peppe, l'anno scorso ai palchi ci dava il microfono, noi eravamo un po'
intimoriti, si impara, si impara. Nessuno più parla di inesperienza. Fateci caso, oggi ci accusano di essere fascisti, eversori, stupratori, squadristi, ma non più inesperti, non più inesperti. Si può dire nulla che fa per l'altro. Noi ci siamo pure quelli dalle finestre. Guardate, ciao, tutto bene lì? A posto? C'è Vincenzo? Voi due? Grandi, ci ho provato a dire un po' lui. Sì. E al di là di tutto la Repubblica sta in uno stato comatoso, lo sappiamo. Giornale? Abbiamo un sacco di problemi. L'altro giorno si è suscitato un altro imprenditore veneziano, due settimane fa a Pomigliano, tra l'altro un ragazzo molto vicino a 5 Stelle. È un disastro, lo sappiamo. Anche poi ogni tanto sbagliamo certi linguaggi e forse urliamo un po' troppo, forse, però è complicato quando tu vedi così tante ingiustizie. Oggi hanno ammazzato, ieri hanno ammazzato un altro bambino, la mafia, e il Presidente della Repubblica si ostina a non andare a testimoniare sulla trattativa stamattina. E chissà che coloro che sanno qualcosa su quegli omicidi non ci siedano accanto al Parlamento, no? La mafia è silenzio e il Presidente della Repubblica, ahimè, incarna il silenzio in questo momento. Non va a testimoniare, non va a dare una mano ai giudici di Palermo, agli eroi che rischiano la vita, fa cancellare le telefonate. È un disastro. Di fianco a noi si siedono lobbisti, gli autisti dei camorristi. Dall'altra parte, dalla parte del PD, oggi hanno chiesto l'arresto di un deputato per truffa, riciclaggio, associazione a delinquere, chi più che davvero tanti capi di imputazione. Questo è il Parlamento. E i più puliti, quelli che sembrano più politici, vati, i cuperi, no? La sera si sfogano sui social network dicendo: avrei voluto fare un modo, però alla fine ho votato nell'altro. E quando li incontriamo la mattina nervosi, cioè ci va bene nervosissimo, l'altro mattino che fuma sigarette nel cortile e parla al plurale come Maradona. Noi vogliamo fare delle cose, noi adesso creiamo una corrente importante, noi vogliamo comunque pungolare il PD. Ma scusi, ci va bene. Pippo, quanti siete noi? Sono da solo. Ma te ne vai? Adesso sistemo delle cose. Non so se vi ricordate Renato Pozzetto nel, come si chiama quel film, Il ragazzo di campagna, che lo chiama la madre e dice: ma come va? Ho delle ottime prospettive per il futuro. Ve lo ricordate? Questo fa Civati. Ma come va il partito? Cioè, abbiamo delle ottime prospettive per il futuro. Ti dice questo Cuperlo, che si permette di elogiare Gramsci, Berlinguer in aula, i deputati gli fanno l'applauso e cantano bella ciao, mentre regalano 7,5 miliardi di euro di soldi nostri alle banche private. Allora il male vero dell'Italia, come dissi a Lady Tagliola, non è soltanto il malaffare, è l'ipocrisia, perché ci impedisce di renderci conto della verità. L'ipocrisia che ci fa credere che la sinistra sia stata meglio della destra, ma quando mai? Io ho sempre votato a sinistra, Poi mi sono disintossicato, come ha detto Sant'Antonio. Lo potete fare anche voi. È difficile, bisogna accettare il fallimento. Qui questa è terra, sì, di bibini, dovete parlarci, dovete lasciarli sfogare, farli sedere, farli capire che, non sto scherzando, ci vuole del tempo per metabolizzare un po' il fallimento. Uno si sente anche frustrato, a me è capitato così, si sente anche frustrato a dover accettare di aver sbagliato tutto, ma è l'unica soluzione. Pensate che è venuta a trovarci in Commissione Affari Esteri la Fiorella Mannoia, che è certamente una donna di sinistra, e ci ha fatto un bellissimo discorso. Cioè, per me è stata dura, lei ha votato 5 Stelle e ci segue, poi ha delle perplessità su alcune cose legittimamente, ma ci segue, ci sostiene, e ci diceva: per me è stato molto complicato buttare giù delle barriere, delle strutture
messe su da tanto tempo, ideologiche, ragionare per partito preso, basta, quella roba è finita. Esistono le idee buone, le idee non buone, non esistono più le ideologie ma le idee logiche. Cerchiamo di uscire da questo paradigma. Noi alle volte votiamo cose con sé, alle volte raramente con il PD, ma perché il PD raramente presenta, anzi quasi mai, mai ha presentato delle proposte utili per la collettività. E ci è capitato anche di fare una battaglia contro l'indulto e l'amnistia con la Lega. Questo non significa che stiamo, che abbiamo nulla a che fare con la Lega, come non abbiamo nulla a che fare con sé, ma sugli F-35 ci siamo trovati. Cioè, è proprio bello andare oltre, non lo capiscono ancora tante persone, non lo capiscono. Non lo capiscono i giornali anche qua di Bologna che non hanno scritto neanche una riga sulla nostra presenza questa sera, neanche una riga. Eppure ci sono centinaia di persone. Non lo capiscono le persone, che i giornalisti che le cose ci chiedono, ma perché non fare alleanze ancora con la morale carina? Lo sappiamo, è così, però che vogliamo fare? Vogliamo lasciare il paese in mano a queste persone? C'è una speranza oggi, stasera non c'è Beppe Grillo che ha fatto tanto, ci stiamo tutti noi, ci siamo noi parlamentari, noi ci siamo in trincea, ma poi domani tocca a qualcun altro, le due legislature e poi a casa, non è quello che noi ci salva la vita, ci salva la vita. Perché la politica deve essere un servizio civile, no? Che uno mette a disposizione del tempo, della sua vita e poi se ne torna al proprio mestiere e tocca a un altro. E in questa sala stasera, iniziare a entrare in quest'ottica, ci sono i futuri deputati, senatori, consiglieri comunali, magari sindaci, sottosegretari, ministri, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, ma perché no? Dove sta scritto che devi diventare presidente della Repubblica un uomo che per forza debba aver fatto 60 anni di carriera politica? Napolitano è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Quando c'è stata la commemorazione, ogni tanto muore uno statista straniero, muore un pezzo grosso della politica, quando è morto Andreotti, io personalmente sono uscito dall'aula perché non voglio commemorare le persone legate alla mafia. Però si fa la commemorazione. Ecco, sicuramente è stata fatta in quegli anni la commemorazione di Stalin e Napolitano ha assistito alla commemorazione di Stalin, pensate, perché solamente se sei cresciuto all'interno di un partito puoi entrare in Parlamento? Dove sta scritto? Per noi è tutta una novità, è un anno che stiamo nelle istituzioni, nessuno di noi mai pensava che sarebbe diventato deputato, senatore, è incredibile, no? Anche un po' la popolarità che ci arriva addosso, è anche una responsabilità grande. Però ribadisco, è proprio un testimone, oggi ci stiamo noi, portiamo avanti un po' la carretta in prima linea e tutti gli attivisti, tutti i cittadini che si informano, che partecipano, che hanno capito che l'unica soluzione è che ognuno fa qualcosa, no? Che ognuno si rimbocca le maniche, che creiamo una comunità, perché noi là dentro da soli proprio non ce la facciamo. Poi più, grazie a Dio non siamo mai soli, però se fossimo soli, in quel caso scatta poi la contaminazione, perché tu ti senti da solo, là, quel palazzo ti stacca dalla realtà. Inizia a godere di qualche privilegio, che comunque il filetto al pepe verde per chi non è vegetariano piace a tutti, lo champagne, il prosecchino, bello, no? E poi ti fotti, inizi a staccarti la realtà e poi ti autoconvinci che quella lì non è una tangente ma è un regalo perché hai lavorato bene. Quello lì non è un mafioso, ma un imprenditore del sud che dà lavoro a tante persone. Ti autoconvinci, veramente, questo è, non l'abbiamo capito, quello è il meccanismo, altrimenti non si spiega. Perché quando ci vengono a parlare i colleghi di altri partiti, cioè veramente sembrano staccati dalla realtà, ma non c'è così tanta crisi, i ristoranti sono pieni, quelli loro, quelli che frequentano loro. Pensate che la crisi ha colpito essenzialmente i disgraziati. Leggevamo le statistiche dell'OSCE e diciamo il 10-5% più ricco della popolazione negli ultimi anni in Italia è rimasto ricco allo stesso identico modo. La crisi ha mangiato essenzialmente i risparmi della povera gente e dei disperati. Concludo dicendo che sono tre i settori che in questa fase storica non subiscono la crisi: l'acquisto delle droghe, le armi, pensate che negli Stati Uniti le armi si vendono nei supermercati, e le slot machine. La droga la utilizzano soprattutto le persone che hanno paura di vivere. E come i privilegi dei parlamentari ti stacca dalla realtà, le armi le comprano le persone che hanno paura di morire, e tanti giornali in giro per il mondo ti
la strategia del terrore, no? Per farti rimanere a casa, consumare, vedere la televisione, magari comprare un'arma, così succede negli Stati Uniti, per cui ci sono quelle stragi incredibili. E il gioco d'azzardo soprattutto lo utilizzano, ci cascano le persone che hanno paura di non riuscire a pagare una bolletta. È una società impostata molto sulla paura, no? I mezzi di comunicazione cercano di farci avere paura del futuro, del cambiamento, e noi rimaniamo fermi. È una strategia ben congeniata, come anche gli acquisti nei supermercati sono ben congeniati. Ci sono studiosi che studiano la posizione dei prodotti nei supermercati per determinare le nostre scelte. Pensate quanto esiste, sì, un sistema che cerca di influenzarci. Però esiste la comunità, l'informazione, non stare assieme stasera, che invece deve liberarci, deve crearci indipendenza, autonomia. Noi siamo molto fiduciosi che ce la faremo, soprattutto le elezioni europee sono importanti, come diciamo sempre, se riusciamo a vincerle abbiamo la possibilità di creare una crisi di governo, di aprirla, di dovranno scrivere anche i media di regime, il Movimento 5 Stelle dice, oppure scriveranno, tutti i partiti perdono. Sono capace di scrivere, tutti i partiti perdono, vince altro. Ecco, noi siamo altro, ma ci va benissimo, noi siamo altro. In quel caso, qualora dovessimo vincere le elezioni, dipende da ognuno di noi quanto riesce a convincere qualche parente, amico, delle persone all'università, convincere a partecipare, poi il voto è relativo, se partecipiamo, se ci informiamo, votare 5 Stelle è proprio automatico. Diremo al Presidente della Repubblica, cortesemente, può sciogliere le Camere e ci può far votare? Qualora dicesse no, vi chiederemo pacificamente di scendere a Roma, di circondare il Parlamento, pacificamente, portare le carrozzelle con i figli e alzare un pochino più la voce e pretendere esclusivamente nuove elezioni politiche. In quel caso ci conteremo e valuteremo se vincono loro o vince questo altro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Scusate, facciamo una cosa, Giorgio, vieni qua. Facciamo un Sergio di minchia. Mettete tutte le mani. 1, 2, 3, mani in alto. Bene, Repubblica intitolerà selfie da bimbi minchia. Buonasera a tutti, sono Soria Giorgio, come ha già riferito. Allora, voi sapete, ormai tutti sanno perché siamo qua, tutti hanno capito il motivo per cui ci hanno estromesso dai lavori, e la questione fondamentale è quella benedetta ghigliottina e quel benedetto signor decreto IMU Banca Italia che ha regalato quei soldi. E molti di voi, sono sicuro, sanno che mentre loro, per l'appunto, come ormai durante tutte queste sere abbiamo raccontato, mentre metteva la ghigliottina la signora Boldrini e mentre loro votavano per regalare questi soldi, insieme Sel e PD cantavano "Oh bella ciao", e questo molti lo sapete. Non tutti, penso, sappiano però che poi noi siamo andati nell'aula di affari costituzionali, perché ce ne vanno anche la legge elettorale. E lì, con in testa il ritornello che loro ci avevano cantato mentre occupavamo i banchi del governo, noi in realtà poi abbiamo riformulato quella che secondo noi doveva essere la canzone che loro avrebbero dovuto cantare mentre sventevano la nostra banca. E le parole della canzone sono molto semplici. Io l'ho messa in modo che adesso, una volta che io vi dirò le parole, insieme cerchiamo di intonarla, e mi fate questa cortesia, perché in affari costituzionali eravamo noi una decina. Non so l'effetto se la cantiamo tutti insieme. Allora l'ho messa, l'ho riformulata, in funzione del fatto che gliela cantiamo a loro, o meglio, gliela cantiamo adesso a lui, Bebetino. Bebetino. E le parole
sono semplicemente queste: se lui svende la nostra banca o banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi rivotare. Chiaro? Allora, pian pianino, la prima volta la facciamo tutti insieme, piano, mi sembra di essere quasi al laboratorio, c'è questo. Allora, e se lui svende la nostra banca, oh, banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi riportare, e se lui svende la nostra banca, oh, banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi votare. Sappiate che usciranno delle foto mentre io ero lì dietro a riascoltarmi quando noi ce la stavamo dicendo in affari costituzionali e ci avevo l'iPad attaccato all'orecchio perché non ricordavo esattamente le parole. Quindi quelle foto non sono io che ho qualche problema che sto con l'iPad così, ma è per questo motivo. Perché durante tutto ciò, durante il fatto che loro stavano svendendo la nostra banca, loro continuano a fare delle azioni che in realtà sono veramente delle armi di distrazione di massa, come abbiamo sempre detto. La storia degli 80 euro l'abbiamo detta anche qualcuno di voi, ce l'ha questi 80 euro, no? Il fatto che questi 80 euro in realtà, se io li tirassi fuori, se li avessi veramente in tasca come ce li avevo adesso, perché non dovrei ridarveli subito, no? Renzi dice di averceli in tasca questi 80 euro, per ognuno di voi dice di avere in tasca 80 euro al mese, l'ha detto, ha detto che ci sono le coperture. Ma anche se fossero i suoi, ma se lui ce li ha, perché non ce li dà domani? Però i casi sono due. I casi sono due: o non ce li ha e sono soldi virtuali, sono soldi che non contano nulla, quindi non ci sono le coperture, o in realtà ce li ha. E secondo me ce li ha, ci sono, perché lavorando in commissione bilancio io e Laura sappiamo che alcuni capitoli di bilancio e il modo di trovare i soldi c'è, ci sono. Però li utilizza per altri scopi, perché lui ha detto che ce li darebbe dopo le elezioni europee. Ci sono per aver sforato di 0,70 centesimi, qualcosa del genere, mentre ci sono migliaia di persone, io sono di Brescia, anche della mia regione, miei coetanei, che scappano e vanno all'estero perché in Italia non gli viene riconosciuto niente, mentre ci sono gli ospedali che sono nella condizione che tutti noi sappiamo. Ecco, mentre succede tutto ciò, lui dice di avere questi soldi, ma ce li dà solo se lo buttiamo. Questo si chiama scambio elettorale. Lui chiede il nostro voto per darci i soldi. Queste qua sono tecniche mafiose. E quindi non dobbiamo passare, dobbiamo far capire a tutti i nostri colleghi, in ogni nostra singola battaglia, che tutti i nostri amici, i nostri compagni in università, i nostri colleghi al lavoro, che non dobbiamo credere a questo circolo vizioso che sistematicamente si ripete: vi abbasseremo le tasse, poi tolgono l'IMU e mettono la TASI che ci costerà di più dell'IMU, aumentano le accise sulla benzina, hanno aumentato la tassazione degli alcolici, quindi, e poi sistematicamente ci raccontano sempre le stesse storie. E quello che vi voglio raccontare anche oggi, lo sono scritto perché sono andato a prendere lo stenografico di quello che è successo oggi in aula, perché mentre noi siamo qua, sapete che tutti i nostri amici alla Camera e al Senato stanno continuando a lavorare, e oggi Renzi era in aula e all'intervento che ha fatto la mia collega Paola Carinelli lui ha risposto così: nel PD discutiamo senza bisogno di espellere nessuno, ci chiamiamo Partito Democratico per questo. L'ho tratto proprio dallo stenografico, dove si dice che
tra altre cose poi l'ha ripresa anche i giornali, il premier si rivolge a Paola Carinelli che durante il dibattito è intervenuta criticando aspramente Renzi sul tema della legge elettorale. Lui continua e dice: vedo che il Movimento 5 Stelle ha un bisogno costante di intervenire contro il PD, quasi a creare un rapporto ancestrale che direi sia il bisogno psicologico di avere una relazione. Non... noi abbiamo bisogno psicologico di avere una relazione. Ah, completamente fuori testa, no? Perché poi tra l'altro lui riprende le espulsioni quando nel PD democratico in 18 mesi, negli ultimi 18 mesi ci sono state in realtà 519 espulsioni. Ma i nostri valgono di più, ragazzi. I nostri valgono di più, sì, ma l'espulsione del PD, una che forse magari non è passata sotto, senza che nessuno di noi se ne accorgesse, è quella di Valentina Spada, che è stata espulsa, attenzione, perché ha denunciato in Sicilia che il candidato appoggiato dal PD era stato punto riferimento di Totò Cuffaro e di conseguenza, venendo lei da una cultura legalitaria, lei avrebbe appoggiato il candidato del Movimento 5 Stelle, Federico Piccito. Salvatore Cuffaro, detto Totò Cuffaro, e questi sono dati che trovate da tutte le parti, ha accertato la sussistenza di ripetuti contatti con vari esponenti di Cosa Nostra. Lei quindi ha detto: io mi esprimo contro il candidato che ha scelto il mio partito perché ritengo che abbia dei contatti con la mafia e so che dal punto di vista della magistratura, della legalità, è stata accertata. Con un atto di coerenza lei ha subito denunciato questa questione e il partito cosa avrebbe dovuto fare? Prenderne atto e magari cambiare candidato. Invece loro con la coerenza cosa fanno? Hanno espulso. Siamo un po' stanchini anche, scusateci. Questa Valentina, è l'elenco è ancora lungo, perché c'è un certo Carmine Parisi di Agropoli, cacciato perché aveva denunciato la speculazione edilizia. Poi, molto recente, il 28 febbraio, la federazione del PD di Salerno ha avviato l'espulsione dal partito per una senatrice, la senatrice Angelica Saggese, che insieme al deputato Guglielmo Vaccaro avevano occupato la sede del partito provinciale come protesta, non per una cosa, per presunti brogli. Ok? E vengono espulsi completamente. Quindi, a quanto mi sembra di capire, il problema in realtà delle relazioni, bisogna spiegarglielo a Renzi e dirglielo in maniera molto chiara, non è nostro, il problema delle espulsioni non è nostro. Noi facciamo le cose con estrema coerenza, abbiamo poche regole. E magari tra di voi ci sono delle persone che si sono candidate anche a livello nazionale, ci sono delle persone che magari non sono riuscite ad entrare alla Camera e al Senato e rimangono coerenti e continuano a fare il loro lavoro. Ecco, se le persone che magari sono state invece elette alla Camera e al Senato non rispettano quelle poche regole che tutti noi, tutti in questa sala, riteniamo siano i valori importanti del nostro sogno, allora a quel punto queste persone devono prendere semplicemente una strada inversa dalla nostra, per coerenza. Questa si chiama coerenza. E un'altra cosa che vi voglio raccontare, che proprio di questi giorni, perché girando sempre, poi noi tendiamo anche a rubarci per non le cose, quindi è bello però mantenere un certo rapporto con quella che è anche l'attualità di questi giorni e di queste settimane. In queste settimane si è parlato tanto di quote rosa, anche per esempio, o meglio, la parità di genere all'interno delle istituzioni. Ora, noi abbiamo due regioni che vanno al voto con le elezioni regionali prossimamente, che sono il Piemonte e l'Abruzzo. Queste due regioni, come sempre abbiamo fatto, in Piemonte tra l'altro c'erano già dei consiglieri regionali, poi la giunta regionale è caduta per vari motivi che magari avremo anche l'occasione di spiegarvi anche vis-à-vis, e quindi si sono ripresentati sempre con il solito metodo,
E così anche in Abruzzo hanno creato invece una lista nuova per le regionali in Abruzzo e si è votato, come sempre, online, si sono fatti meetup e cose di questo genere. Due regioni. E noi abbiamo oggi due candidati alla carica di governatore, uno della regione Piemonte e uno della regione Abruzzo, che innanzitutto sono due persone competenti. Poi, più nello specifico, sono una donna e un uomo. E non abbiamo avuto bisogno di quote rosa, non abbiamo avuto bisogno di quote rosa. Non abbiamo riciclato persone che già erano nelle istituzioni. Perché io vengo da Brescia e noi in Lombardia, io continuerò a dirlo sempre ogni sera perché questa cosa a me non è andata. Noi nel 2010 abbiamo avuto le elezioni regionali in Lombardia e il candidato più votato nella mia provincia, purtroppo, è stato un tale Renzo Bossi. Il laureato. Il laureato. Io succede che qualche settimana fa vado in televisione e mi trovo lì la domenica un senatore che in realtà è stato governatore della regione Lombardia per 20 anni e poi è stato promosso a senatore, un certo Formigoni. Vado sempre in quella puntata, mi ritrovo una che il primo giorno, un anno fa, perché il 15 marzo noi abbiamo avuto la prima seduta, un anno fa, a Montecitorio, mi ha detto che dopo qualche mese ci avrebbe cacciato a calci dal Parlamento, una certa Santanchè. Ed era la Gabbia, ed è la cosiddetta Santanchè. Poi abbiamo una notizia di questi giorni, no? Proprio in queste ore, un altro politico, il Presidente del Consiglio, che prende le sue riforme e al posto di fare come qualsiasi altro Presidente del Consiglio che andrebbe in Parlamento a far vedere le riforme e spiegarle, prende un aereo, va dalla signora Merkel per chiedere la benedizione e per far vedere le sue riforme alla maestrina Merkel. Queste tre tipologie di politici sono Renzo Bossi, che era la trota, la Santanchè, che è la pitonessa, e Renzi, che è un coniglio. Noi non dobbiamo più permettere in assoluto, né nei comuni, né nelle regioni, né a livello nazionale, né a livello europeo, di avere trote, pitonesse o conigli, ma solo leoni che con eleganza combattono per rimettere a posto questo. Due indagati, Forza Italia e PD, ma mi sembra coerente, il primo atto di coerenza che ha fatto Forza Italia e PD, un bel applauso a Forza Italia e PD. Uno è indagato, l'altro è indagato. Ah, allora no, non aspettiamo a fare l'applauso, forse sì. Allora, porto anche su un po' di dati, perché sono con Laura per l'appunto in Commissione Bilancio e i nostri colleghi sono anche venuti ogni tanto a vederci in Commissione Bilancio perché dicono che li carichiamo quando vengono a vederci in Commissione Bilancio, perché siamo dei grandissimi stronzi, siamo sempre sul pezzo, noi gliene facciamo passare una. Io questa cosa la racconto perché a Laura gliel'hanno detto anche in faccia, dopo degli emendamenti gli hanno detto sei proprio come un cane attaccato al polpaccio. Sul decreto del fare, dopo che intervenivamo sistematicamente ad ogni emendamento dicendo no, state sbagliando, no, alle due di notte questo è, con gente che non riusciva più neanche a alzare la mano, noi eravamo lì, tremule, vai, e a un certo punto mi hanno detto basta serial killer, perché bisogna stare sul pezzo, perché se ci addormentiamo un attimo rischiamo che, come succede, come vogliono che succeda, fanno passare le porcate più in mano. Noi stiamo sul pezzo, poi
magari passano per il semplice motivo che hanno i numeri, ok? Però le denunciamo. Noi abbiamo denunciato il fatto che sulla legge di stabilità, che è la legge più importante del bilancio dello Stato italiano, è la legge che fissa i paletti, dice dove bisogna spendere i soldi, noi abbiamo denunciato come sistematicamente non c'erano in realtà le coperture per fare quelle spese, c'erano dei problemi, continuavano a inserire dentro marchette perché il deputato di turno voleva finanziare la propria fondazione o perché l'ex sindaco di Padova voleva che passasse la tranvia a Padova e adesso è un senatore, cioè capite, ci sono tutte queste cose, noi le abbiamo denunciate prima al presidente Boccia della commissione bilancio, quello che credeva che gli F-35 spegnessero gli incendi. Pensate che noi ci lavoriamo tutti i giorni, io sono anche vicepresidente della commissione, quindi vi prego, ricordatevi nelle vostre preghiere. Abbiamo denunciato la stessa cosa alla presidente della Camera Boldrini, che non sapeva neanche cosa volesse dire bilancio in realtà. Allora abbiamo detto facciamo uno step successivo, abbiamo scritto delle lettere per denunciare l'incostituzionalità, l'illegalità della legge di stabilità al Presidente della Repubblica, mica Presidente della Repubblica, e lei ha scritto questa lettera spiegando per filo e per segno perché ritenevamo illegale, perché c'è già una legge, che è la legge della contabilità dello Stato, che definisce che non ci possono essere marchette nella legge di stabilità. Una legge che loro hanno votato, cioè non è che abbiamo votato noi, l'hanno votata loro e la infrangono. Quindi è illegale ed è incostituzionale perché viola l'articolo 81. Abbiamo scritto la lettera. Ci ha risposto? No, non ci ha risposto. Però qualche settimana fa la Corte dei Conti, quindi l'organo che costituzionalmente è preposto a valutare se effettivamente i conti sono a posto, la Corte dei Conti ha detto che mancano 13,7 miliardi di copertura nella legge di stabilità e ci ha dato ragione. Sono dubbiosi, non si sa da dove dovrebbero arrivare, vuol dire che loro li stanno già spendendo ma non sanno da dove dovrebbero arrivare. Allora noi siamo in una condizione in cui non possiamo più avere nessun livello delle persone del genere, cioè qua siamo in un paese dove il Partito Democratico al posto di promuovere le persone che magari sono coerenti o sono competenti le declassa e promuove i sindaci che in realtà non hanno mai frequentato, o hanno frequentato molto poco il proprio consiglio comunale. Renzi nel 2012, tenti numeri, vi do numeri, io commissione bilancio ragazzi numeri, 8 su 45, rapporto di quasi 1 a 6. Renzi nel 2012 ha frequentato un consiglio comunale su 6. Allora io vi riporto e racconterò sempre questa storia. Voi immaginate di avere un lavoro che vi occupa dal lunedì al sabato. Se voi andate a lavorare solo lunedì, così nella prima un rapporto di circa 2 a 5, ok? 2 a 5, voi andate a lavorare lunedì e martedì, e mercoledì e giovedì e venerdì state a casa, cosa vi succede? Vi lasciamo. Succede a tutti di andare al bar con gli amici e sentirsi dire dall'amico di turno, dal collega, ah ma ci hanno distrutto il futuro. Allora immaginiamo veramente questa cosa tutti insieme, che partecipando, se loro ci hanno distrutto il futuro, noi possiamo annientare il loro presente, perché sono attaccati alle poltrone. Annientiamo il loro presente partecipando, andando in meetup, guardando, informando,
informando, perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo preso 9 milioni di voti, 9 milioni di voti, senza andare in televisione, non eravamo personaggi pubblici conosciuti che andavano in televisione a dibattere su ogni singola cosa, eppure abbiamo preso 9 milioni di voti, perché tutti noi insieme, ogni benedetto giorno, andavamo in giro a raccontare qual era il nostro sogno, e ognuno di voi e ognuno di noi aveva dei valori, ha dei valori, aveva un sogno e ha un sogno, e andava in giro a raccontare qual era questo sogno, per cosa combatteva ogni giorno. A me a un certo punto, nei weekend, i miei amici si incazzavano con me perché parlavo di Movimento 5 Stelle e di politica, e sono sicuro che succeda a tanti di voi, perché al lavoro continuate a parlare di Movimento 5 Stelle, eppure così abbiamo preso 9 milioni di voti. Non ci servono le televisioni, noi ci stiamo andando perché capiamo che dobbiamo raggiungere tutti, ma non ci servono le televisioni, non ci servono i giornali, ci andiamo perché ci sono persone che ancora la rete non la raggiungono, e quindi poi Alessandro gli fa fare sempre una figura di cacca con gli altri che c'ha davanti, e quindi tra l'altro hanno quasi anche smesso di invitarlo, quindi rendetevi conto. Però non ci servono, perché se noi partecipiamo, se noi capiamo quello che sta succedendo ogni singolo giorno e poi andiamo a informare, ho ripromesso di dire sempre ogni serata, almeno una volta al giorno, anche se certe volte mi vergogno e non lo faccio, però almeno una volta al giorno dire, ragazzi, io sono solo un piccolo cittadino in Parlamento che è entrato un anno fa, a 25 anni, proprio come i miei giorni di sospensione, e sono solo un idealista, uno che crede nelle cose che fa. Sono entrato in una commissione che credendo che si potesse fare qualcosa veramente per cambiarla questa giustizia, e a parte che il programma del PD era chiaro, vogliamo una giustizia giusta, in effetti anche noi, no? Chi non vorrebbe una giustizia giusta? Pure Italia bene comune, sti cazzi, il nostro programma. Poi però questi si vanno a svendere i beni pubblici e dici, ma come bene comune, però ti vai a svendere tutto il patrimonio dei tuoi padri, dei tuoi nonni. Vai in commissione giustizia e vedi che alcuni entrano parlando solo di intercettazioni, parlando di amnistia, indulto. Vedi un presidente della Repubblica che firma decreti incostituzionali, allora ti chiedi, vabbè, ma scusate, ma la giustizia? La Costituzione? E vedi che lo stesso presidente della Repubblica poi ti manda dei messaggi alle Camere come se fosse lui il presidente del Consiglio, dicendoti cosa devi fare giorno dopo per risolvere un problema carcerario che hanno creato di fatto questi partiti, e ti ritrovi la stessa maggioranza tra cui militano anche il signor Giovanardi, lo stesso Giovanardi che ha fatto una legge liberticida, una legge vergognosa nel governo Berlusconi, che di fatto quel sovraffollamento carcerario l'ha creato. E dall'altra parte un partito come quello democratico che non ha mai fatto nulla per risolvere strutturalmente questo problema. Hanno lasciato in piedi l'ex Cirielli sulla prescrizione, una legge ad personam per Silvio Berlusconi e i suoi amici, Previti. Hanno lasciato in piedi la Fini-Giovanardi sulle droghe. Hanno votato un indulto con Berlusconi e con Forza Italia, ve lo ricordate? E questa gente ci viene a dire come dovremmo risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Alla sera parlano di omofobia, al mattino ritirano gli emendamenti perché non sono d'accordo con i soci di Forza Italia, del PDL.
E questa gente si promette di cambiare questo paese, di cambiarlo ogni giorno. E dicono a noi, che siamo appena entrati, che siamo al male dell'Italia, che diciamo sempre no a tutto, no? E questo è quello che vi dicono, che noi, il Movimento 5 Stelle, è solo capace di criticare, dice sempre no a tutto. Noi in realtà diciamo no, sì, diciamo no a questo indulto, diciamo no alle pensioni d'oro, diciamo no all'acquisto degli F-35, diciamo no ai regali alle banche, diciamo no anche agli indagati e condannati in Parlamento. Oggi è stata pronunciata appunto una richiesta di arresto per Genovese, che mi hanno detto appunto i miei colleghi. Il nostro nuovo ministro della giustizia, Orlando, in dicembre ha nominato capo dell'ISPRA, visto che prima si parlava d'ambiente, un condannato in primo grado a 6 anni di reclusione e interdizione perpetua dei pubblici uffici come De Bernardini, capo dell'ISPRA, che è sopra l'ARPA. E questo è stato condannato a 6 anni in primo grado per la tragedia dell'Aquila, per omicidio colposo e lesioni plurime. E questa è la gente che vogliamo in Parlamento? E questa è la gente competente, i tecnici che dovrebbero risolvere i problemi che hanno creato negli ultimi 20 anni? E questa è la gente che volete, un Presidente della Repubblica che firma decreti incostituzionali? Io penso che non siano queste le persone che noi vogliamo. Noi abbiamo detto sì a tante cose, come la legge sui reati ambientali, che prevede l'inserimento nel codice penale di un titolo di inquinamento sui reati ambientali, quindi inquinamento ambientale, il disastro ambientale punito da 5 a 15 anni. E noi diciamo sì, ci sporchiamo le mani, magari non faremo le cose in maniera perfetta, siamo umani, possiamo sbagliare, però ci mettiamo tutta la buona fede, l'entusiasmo di chi vuole cambiare il paese. E poi diciamo no, per esempio, a decreti che contengono il femminicidio, ma anche la TAV, a decreti che contengono i provvedimenti nei confronti dei terremotati, ma anche il falso superamento delle province, vigili del fuoco, la protezione civile. Ci mettono dentro di tutti questi decreti e c'è qualcuno che li va a firmare. E poi qualche ragazzetto fa opposizione, cosa può fare dentro questo Parlamento? Fa opposizione, questi ragazzi cosa fanno? Cosa avreste fatto voi quando vedete che le stesse banche che mettono in ginocchio imprenditori, che mettono in ginocchio i cittadini, gli vengono regalati questi 7,5 miliardi di euro? Questi ragazzi si oppongono e cercano di farlo decadere, ce la fanno quasi, hanno già vinto. E poi arrivano queste ghigliottine, arriva la Commissione Affari Costituzionali sulla legge elettorale, arriva sullo svuota carceri, un regalo che la Cancellieri voleva fare ai mafiosi, 40% di sconto sulla pena, e questo lo dovete sapere, perché è questo che fanno in Parlamento, 40% di sconto per assassini, stupratori, mafiosi. Questo è quello che hanno fatto, invece di risolvere il problema magari andranno a modificare la Fini-Giovanardi. E questa è la concretezza del Partito Democratico, un partito che ormai non è più credibile, lo sapete tutti. E lo sapete tutti perché non sono più credibili anche i componenti che hanno nella società. Noi diciamo no, per esempio, i sindacalisti che non tutelano i lavoratori, ma magari fanno carriera come Epifani, fanno carriera come il vostro Pocerati. Non vi voglio offendere con vostro. E allora io penso che questa gente ha fatto il suo tempo, perché non possiamo più vedere un Gasparri al Senato, non possiamo più vedere una Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, che l'hanno messa lì solo perché non sapevano dove metterla, non possiamo più vedere un presidente della commissione bilancio che non sa la differenza tra F-35 e Canadair. E non possiamo più vedere soprattutto questi governanti della regione Emilia-Romagna, governata da 40 anni dal PD, che non riesce a fare provvedimenti giusti nei confronti dei terremotati, che ricostruisce discariche, inceneritori, che dà soldi a ERA, sulla vostra pelle, perché stiamo parlando della pelle dei vostri figli. Gli inceneritori e le discariche uccidono, signori, non uccidono con le pistole. Le pistole fanno clamore, certo, un omicidio fa clamore, va sul giornale. Le autostrade invece, le mega discariche, le centrali a biomasse, gli inceneritori uccidono nel silenzio per la diossina, le uccidono nel tempo. Non ve lo dicono perché non ci sono fuori i dati, ma è così, lo sapete.
E allora penso che ognuno di voi forse si debba fare qualche domanda e debba guardarsi allo specchio ogni mattina e dire: cosa posso fare per cambiare questo paese? Può andare bene così? Posso delegare 150 ragazzi che entrano in Parlamento e che si battono per me con una croce? O posso partecipare in qualche modo e metterci la faccia per cambiarlo una volta per tutte? Io lo dico sempre, ci danno degli incompetenti, ci davano degli incompetenti, ci ignoravano quando noi eravamo ai banchetti con i volantini. Ma io penso veramente che le competenze, l'esperienza di questi signori che hanno rovinato di fatto il nostro paese si possano apprendere nei palazzi. Noi abbiamo fatto veramente un passo in avanti veramente ogni giorno per capire come funzionava il Parlamento, un Parlamento occupato da personaggi abusivi che si sono ripresi queste istituzioni, si sono presi queste istituzioni in modo illecito, perché abbiamo una legge elettorale incostituzionale, non ricordiamocelo mai, siamo stati eletti con una legge elettorale incostituzionale e ora la stanno facendo una legge elettorale ancora più schifosa di quella precedente, un nuovo porcello. Quante volte gli hanno detto reinseriamo le preferenze, facciamo una legge sul conflitto di interessi, ve lo ricordate, no? Quante volte la sinistra vi ha mentito dicendo queste cose? E poi quando hanno avuto l'opportunità, il tabellone non è diventato verde, è diventato rosso. Perché questi ipocriti, che non possono essere definiti in altro modo, dicono poi una cosa e poi ne fanno un'altra. Vi fanno pagare 2 euro per scegliere un premier e poi ci va prima un altro come Letta e poi un altro ancora come Renzi, che 15 giorni prima diceva: Letta, stai sereno, perché io andrò solo a fare il premier con un'elezione pubblica, scelto dai cittadini, e soprattutto i parlamentari devono essere scelti dai cittadini. Infatti è successo così, no? Hanno bocciato le preferenze, listini bloccati, fatto una legge elettorale con un condannato in via definitiva per frode fiscale con la Berlusconi, profonda sintonia. Infatti noi gli abbiamo fatto un bel cuoricino, perché abbiamo detto: cazzo, questi si amano, sono condannati all'amore, uno per 3 anni, l'altro in primo grado per danno erariale. E questa è la gente che abbiamo in Parlamento, ma è anche colpa nostra, e ce lo dobbiamo fare una colpa, no? Perché qualcuno li ha mandati. Allora forse dobbiamo veramente dire che le competenze e le capacità, l'esperienza si acquistano, ma l'onestà non si compra al mercato, signori. O si è onesti o non lo si è. Allora o si è onesti o non lo si è, forse dobbiamo cambiare il livello culturale di questo paese. Oggi è la festa del papà. Io da 2 anni che non lo sento, mio. E non lo sento perché abbiamo avuto un conflitto. Lo dico solo stasera perché è la festa del papà, me ne sono ricordato. Perché sono cresciuto con 2 persone, una mia madre che mi ha sempre insegnato dei valori, il valore dell'onestà, il valore della virtù interiore, cioè devi fare le cose con il cuore, devi guadagnarti le cose con il sacrificio e soprattutto devi essere te stesso. L'altro invece mi ha sempre detto: no, non fare questo, no, non seguire Grillo che dopo per il tuo lavoro potrebbe essere, no, un problema. Questo lo dico a tanti giovani che sono qua, che magari hanno a casa genitori che neanche involontariamente fanno questi discorsi. E mi hanno fatto, ho pensato tanto a questo, io ho preso la decisione di seguire il mio cuore e di portare avanti l'onestà e il merito nelle istituzioni. Bene, oggi a 2 anni, in questa festa importante, io penso che ognuno di noi si debba guardare allo specchio al mattino e debba fare le cose in modo onesto, in modo competente, in modo trasparente, in modo serio, perché vedete, se non lo fate voi, se voi non andate dai vostri amici, dai vostri colleghi di lavoro, se voi non parlate di quello che sta succedendo in questo paese andrà sempre di più verso l'oblio. E guardate, il treno che il Movimento 5 Stelle sta facendo passare non è forse uno dei tanti, è l'ultimo. Signori, noi non abbiamo altre possibilità. Noi non abbiamo altre possibilità di salvare questo paese. Io in Commissione Giustizia, quando ho occupato la Commissione, da solo? È arrivata la Presidente, ogni
tanto lo dico, la nostra presidente Donatella Ferrandi, anche meglio, pensando che al Senato c'è Nito Palma, noi siamo anche fortunati alla Camera. E mi ha detto: Ferradesi, ma perché hanno mandato te? Perché hanno mandato che sei un bravo ragazzo, hai tanto da perdere, fai mandare qualcun altro. Come se fossimo dei burattini di Casaleggio, no? O di Grillo, cioè come se io fossi telecomandato. E io gli ho risposto, ho pensato dentro di me, e gli ho detto: sì, presidente, in effetti noi abbiamo tanto da perdere e io sono un bravo ragazzo. Almeno, cosa dite ragazzi? Sono un bravo ragazzo. Ho fatto una legge sulla liberalizzazione delle droghe e la coltivazione della cannabis, però... State tranquilli, no? Sono un bravo ragazzo, non ho mai fumato, addirittura lo so che non ci credete, ma... E in effetti ho da perdere come Alessandro, ho da perdere... Silvia, come Laura, come Matteo, come Massimo, come tutti voi, come tutti i giovani che vanno ogni anno all'estero per garantirsi un lavoro, per garantirsi una dignità. Abbiamo tutti da perdere, hanno da perdere i cinquantenni, i sessantenni che perdono lavoro e grazie a una legge di un tecnico non hanno più né un accordo per la pensione né un lavoro e quindi perdono la dignità, perdono il lavoro, perdono le amicizie magari e perdono la casa, la famiglia. Abbiamo tutti da perdere, però sappiamo anche che questa perdita può essere colmata da una cosa importante, che è il nostro futuro. Allora noi signori ci dobbiamo mettere in testa che siamo fautori del nostro futuro, noi dobbiamo proteggere il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e ce lo dobbiamo riprendere una volta per tutte da queste persone che in 20 anni ce l'hanno tolto questo futuro e noi ce lo riprenderemo tutti insieme, uno a uno ci riprenderemo il futuro e questa terra, questa bella terra inquinata da questi mostri. Andiamoli tutti a casa, grazie. Sono in commissione giustizia, sono da solo, sto occupando, mi hanno chiuso dentro. Ok, ho occupato da solo. Allora, dicono che a mezzanotte dobbiamo andare via. E pensavo di fare anche 30 secondi a testa lo sfogatoio, senza parolacce, però chiunque vuole venire qua dice quello che vuole. Liberatorio, liberatorio. No, le foto dopo, usciamo fuori, basta. No. Lui chiedeva il MES, noi vogliamo abolire il MES, queste sono le tematiche in Europa, il MES o il meccanismo europeo di stabilità è un fondo monetario europeo, come il fondo monetario internazionale, un fondo salva stati con delle regole interne, con personale non eletto da nessuno e noi abbiamo istituito il MES con un trattato pochi giorni prima di Ferragosto, è sotto il governo Monti perché le porcate le fanno sempre durante quando si abbassa l'attenzione dell'opinione pubblica e questo meccanismo prevede che noi italiani daremo soldi nostri fino a 120 miliardi di euro nei prossimi anni e questo fondo servirà a garantire paesi dell'area euro in crisi, ma per accedere a questi soldi che noi adesso diamo e qualora dovessero stare in crisi richiederemo dovremo, e tra l'altro ci chiederanno a strozzo con dei tassi di interesse altissimi, dovremmo obbedire a quelli che il MES, il Fondo Salva Stati, definisce come aggiustamenti strutturali, cioè forme di neoliberismo, tagli alla spesa pubblica e al sociale. Questo è stato istituito dal governo Monti con i voti del PD, di Forza Italia e astensione, se non sbaglio, della Lega che non ha fatto ostruzionismo e oggi la Lega grida fuori dall'euro. Era PDL. Questa era PDL. Sì, non era Forza Italia, era PDL. Cioè, sì, anche sì. Il nuovo centrodestra. Certo, è anche il nuovo centrodestra che sono proprio, non si sono divisi, non date retta. Sono la stessa cosa, fanno Berlusconi. È una presa in giro di Berlusconi fenomeno perché comunque il demonio è intelligente per stare all'opposizione e al governo contemporaneamente. Non si sono divisi. E chi vuole dire qualcosa venga qua, microfono e sfogatoio, eh? Situazione proprio, non vi va di liberarvi, guarda che è bellissimo. Una domanda, glielo porto io ogni giorno. Tipo la Castelli Valleri. Voglio assolutamente dire che tutti quelli che sono qui dentro devono fare di più
per fare che si voti, che si vinca le europee, ma proprio perché si parla di europee, il tema di uscire dall'euro fa paura. Bisogna che quando ne parliamo siamo molto cauti ad utilizzare parole che non facciano paura, perché ripagare il debito, vendere i nostri bot in lire è una cosa che può essere complicata. Faccio il medico, non ne capisco niente, ma faccio parte della categoria di quelli che dicono attenzione a cambiare troppo, e il tema dell'euro è un tema sul quale bisogna essere molto cauti a parlare. Sì, abbiamo parlato di quello, fa parte del programma europeo. Ciao, scusa, io sono lavoratore autonomo. Nella legge, cioè nel programma che ha fatto Renzi, non c'è una parola per i piccoli. Poi dicono che la gente si suicida, non c'è una parola. Eppure mi sembra che l'articolo 5 della Costituzione dice tutti i lavoratori, ok? Niente è stato detto. E scusate, sono un po' emozionato, però sentivo l'altro giorno, io lo dico anche perché nei sindacati che dicono che hanno i sandellari brutti e cattivi, allora io ho sentito la, si chiama la trasmissione La Gabbia, bravo, che dicevano che praticamente i sindacati non devono rendere conto del patrimonio immobiliare, ok? Hanno aperto un'indagine, non sono molto informato perché non sono bravo, e noi dobbiamo rendere conto anche di un pezzo di pane che andiamo a prendere. Ma che cazzo state facendo? Stanno facendo. E poi dici che la gente si suicida per forza, la gente va via. Grazie. Cioè non c'è una legge, una, niente. Ve lo dico perché non siamo tutelati in sanità, niente. Io sono piccolo, cioè è chiaro, però sono 12 milioni di lavoratori autonomi. Ne abbiamo presi 9, possiamo. Ok? Se ci aiutate può essere qualcosa. Renzi ogni tanto elogia il periodo rinascimentale, confondendo un periodo, diciamo, artistico-culturale con un altro economico, omettendo che nel periodo rinascimentale la struttura politica era quella medioevale, cioè quel feudatario, quel feudo, che assomiglia un po' a questa moderna che vogliono inculcarci, quella con le multinazionali e noi che lavoriamo per farli star bene. Quindi salto tutto il ragionamento e dico vincere l'europeo, prendersi l'Europa e ridarla agli europei, esatto. Toglierlo a quei tre padroni che sono la BCE, Merkel. Buonasera, allora io sono siciliano, sono uno studente fuori sede. Penso che il mio pensiero sia condiviso da tutti gli altri studenti fuori sede, cioè io sono cittadino, ho diritto al voto e ho diritto ad essere agevolato per esercitare questo diritto. So che al sistema questo non va bene, perché sanno che più diminuisce l'età e più il voto va contro di loro, quindi sarebbe giusto che o ci diano la possibilità di poter votare anche fuori sede, oppure che quantomeno le agevolazioni che danno per tornare a casa a votare non siano quel 20% lo sconto che ci farà l'Italia di cui non ce ne facciamo niente. Quindi tutti dobbiamo avere il diritto a votare e di in qualche modo essere facilitati a farlo anche lontano da casa. Un saluto veloce a questi ragazzi che sono venuti a trovarci a Bologna, essendo io un bolognese. Io sono sempre andato a Roma, ho sempre seguito il movimento, il Cozzadei eccetera, però io sono felice che sono venuti stavolta loro da Roma a Bologna e voglio ringraziarli con un applauso da parte di tutti.
che stanno facendo, è un lavoro molto importante. Vi volevo ringraziare per il lavoro che state facendo, un lavoro molto importante che sicuramente serve a tutti quanti. Voi chiedete aiuto a noi, io in questo momento chiedo aiuto a voi, nel senso che vorrei capire che cos'è che si può fare realmente per, al di là di quello di comunicarvi, di comunque essere sempre sul pezzo, come diceva lui, per effettivamente cambiare lo stato delle cose. Cioè, mi trovo dopo 20 anni all'estero, essere tornato in Italia per aprire un'attività, a vedere delle situazioni che sono fuori dal mondo. Cioè, io oggi mi trovo a pagare 1900 euro per chiudere un'attività quando ne ho speso 2000 per aprirla. Ci sono delle radicazioni all'interno dei sistemi che sono incredibili, ed è difficile riuscire a interrompere questo meccanismo che continuamente va avanti ed è creato in una maniera più capillare. Quindi, nel momento in cui tu si vai a fare delle informazioni, però effettivamente in pratica, cos'è che possiamo fare per cambiare una situazione che sono 30 anni, non 20, che va avanti e che e si è radicata in maniera talmente forte che per un cittadino, anche se unito ad altre persone, è una fatica enorme riuscire a modificare. È un po' questo. Buonasera. Io sono un piccolo imprenditore e volevo dire questo: qualche anno fa ero in tripla A, adesso le banche mi hanno classificato in tripla C, solo perché io dal 2011 non ho avuto un reddito, ma ho sempre pagato tutti, ho anche delle proprietà, loro che danno i miei soldi mi chiedono 10 a 50 di interesse. Voglio capire come faccio a fare impresa, come faccio a creare posti di lavoro. Gli operai, come faranno a prendere gli 80 euro se non hanno il posto di lavoro? Forse probabilmente era più importante creare posti di lavoro, magari meno di 80 euro, però un posto di lavoro per tutti. Grazie. Ciao a tutti, io volevo fare un piccolo appello, stiamo cercando di formare la lista d'Opredosa, abbiamo bisogno di cittadini attivi, soprattutto donne, che non è per fini strani, ma è perché c'è il 30% di differenza di genere ed è dura. Per cui cercate di contattarci, se siete in Viola, io sono Luca Incontri, mi trovate su Facebook, su Internet e ovunque. Laura! Dateci una mano. Allora, sul voto all'estero io ho depositato, sul voto per i fuori sede ho depositato 2 settimane fa una proposta di legge per la riforma del voto all'estero, questo è sulla legge elettorale. E mi impegno personalmente, io come primo firmatario insieme alla Commissione, insomma chiaramente insieme alla Commissione Affari Costituzionali, di presentare il prima possibile una proposta di legge per il fuorisede. Tra l'altro la ratio è uguale alla proposta di legge che ho presentato all'estero, ovvero tramite un'email gli studenti o i lavoratori che sono fuori sede inviano appunto un'email alla circoscrizione di riferimento e devono votare dove si trovano per vivere, soprattutto gli studenti, che credo che sia la cosa migliore dove intervengono. Esatto, aggiungo una cosa dopo. Sì, no, per aggiungere che anche per gli studenti universitari fuori sede abbiamo ottenuto una grande vittoria al decreto istruzione e abbiamo, diciamo, aumentato i fondi per l'edilizia scolastica e le residenze universitarie. Rispondo alla signora sulle piccole imprese. Quello che stiamo io sono in attività produttive. Tutto quello che stiamo facendo è tutto indirizzato alle piccole imprese, alle micro imprese. Tutta la nostra, sono il 95% delle imprese italiane. Quelle sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di fatturato sono il 95%. Noi già un anno fa abbiamo presentato una proposta di legge per abolirla l'IRAP, non solo il 10%, alle piccole imprese, alle micro, quelle sotto i 10 dipendenti.
anche sul commercio. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per abolire le liberalizzazioni che tengono aperti anche la domenica e che hanno portato a favorire solo la grande distribuzione e hanno massacrato i piccoli commercianti. Quindi quello che posso assicurare è che noi, anche lo avevamo nel programma e lo stiamo facendo realmente, abbiamo la massima attenzione alle micro e alle piccole imprese. Sul tema delle europee, è vero, noi non dobbiamo fare una campagna elettorale delle europee che spaventi le persone. Questo non perché dobbiamo far finta di nascondere alcuni temi, ma perché dobbiamo dire quello che veramente vogliamo fare in Europa. Noi non vogliamo andare lì e spaccare tutto, noi vogliamo andare in Europa e dire: via il fiscal compact, via il tetto del 3%, abbiamo una legge italiana che ci permette di sforare. Abbiamo fatto una mozione, domani c'è la discussione generale, seguitela, due cappi al collo, ve ne rendete conto, gli diremo: mettete i soldi dei fondi europei investendoli nei posti giusti, non dove volete voi. O fate questo o chiederemo ai cittadini se vorranno ancora stare in questo tipo di Europa. E questo non deve far paura. Investire, e allora lì torniamo a quello che diceva il signore: gli 80 euro, come faccio io? Era meglio se quella roba lì avesse creato lavoro. Esatto, è proprio questo, quello che lui, signor Renzi, mette nelle sue slide, è tutto tranne che la creazione di lavoro. E allora mettiamo pure 80 euro nelle tasche di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, ma non le mettiamo nei piccoli imprenditori, non le mettiamo nei disoccupati, e i figli di chi riceverà gli 80 euro rimarranno disoccupati. Questo dobbiamo spiegare alla gente. Sì, sempre sull'Europa, molto velocemente, è dato di questa settimana insomma che il 40% dei lobbisti che girano intorno al Parlamento europeo e alla Commissione europea a Bruxelles sono italiani. Abbiamo questo primato insieme al gioco d'azzardo, quindi sì, anche uno dei nostri compiti è sciogliere, come se fossimo veramente, con tutta l'acidità che siamo in grado di fare, che siamo in grado di emettere, come abbiamo fatto nel Parlamento italiano, queste collusioni, queste caste veramente di ingegneria finanziaria europea che veramente ci hanno un pochino rotto le scatole con questi colletti bianchi. Ora, che si levassero i colletti bianchi e iniziassero a fare qualcosa per i cittadini europei, non solo per loro stessi. In secondo luogo, la sanità europea è una sanità che ha un modello privatistico. Noi, insieme alla Francia ed altri paesi, stiamo resistendo per mantenere un modello pubblico, totalmente pubblico. Ci hanno distrutto i pronti soccorso perché li hanno ingolfati, levando modelli di sanità di iniziativa. Voi in Emilia Romagna siete fortunati, ma non avete idea di che cosa succede nelle altre regioni. Rinunciano ad andare nei presidi e rinunciano a chiedere i loro diritti. Dobbiamo stare a testa alta, continuare a chiedere i nostri diritti, perché sono un modello non solo per l'Europa ma per il mondo intero. Il modello della sanità italiana può essere veramente un modello. Ce lo vogliono privatizzare con la medicina transfrontaliera, con le assicurazioni. Qua mi fermo, perché però sono due elementi importanti. Grazie. Alle ultime domande, poi chiudere a Simone Valente. Un signore ha chiesto cosa dobbiamo fare, cosa di più dobbiamo fare. Allora partiamo su due livelli. La prima cosa è: il voto è semplicemente la linfa dei partiti, è la linfa, e come vedete stanno togliendo la possibilità di votare sempre di più. Alle elezioni adesso che hanno tolto la possibilità di votare il vostro candidato a livello nazionale, perché non c'è la preferenza già da anni, già con il Porcello. Allora, noi stiamo rispondendo a loro che vi tolgono la possibilità di votare con invece una possibilità sempre più elevata di votare, perché online avete votato la legge elettorale, avete votato se fare l'incontro con Renzi, avete votato un sacco di cose. Allora, questo è già un primo modo. Per chi già vota e vota Movimento 5 Stelle e vota sul blog,
deve far capire alle persone che ci sono intorno, che ancora non sono certificate, che non votano, che non partecipano, che ci stanno togliendo l'unica cosa che noi in una democrazia normale possiamo fare, che è quella di votare e scegliere chi ci può rappresentare all'interno delle istituzioni. E sono sicuro che pian pianino glielo si fa capire. E tenetevi sempre pronti, io capisco che molti di voi hanno tantissima energia che vorrebbero in qualche modo buttare addosso alle istituzioni. Noi non la vogliamo buttare addosso alle istituzioni, ma ci saranno occasioni anche in futuro di fare una serie di manifestazioni, come abbiamo fatto anche nell'ultimo anno, proprio in quelli che sono i luoghi che per in Italia rappresentano il male. Stavamo dicendo per l'appunto Equitalia, ma ci sono tantissime altre istituzioni che rappresentano in questo momento veramente il male, quindi tenetevi pronti alla chiamata alle istituzioni quando ve lo chiederemo. E la seconda e l'ultima cosa è sul credito. C'era qualcuno che parlava in merito alla declassazione da AAA a CCC, per esempio. Le banche non stanno più facendo il loro dovere, ormai lo sappiamo, a prescindere dalla graduatoria non fanno più il loro dovere. Le banche avevano un unico obiettivo, quello di fare credito. Le uniche banche, e sono poche quelle che sono rimaste, che fanno credito, non sono più neanche le banche a livello nazionale, ma sono quelle di credito cooperativo, quello che raccolgono sul territorio e poi cercano di distribuirlo sul territorio. Però adesso c'è una possibilità in più. Noi abbiamo ottenuto questo benedetto conto corrente al Ministero dell'Economia e Finanza. Abbiamo raccolto ad oggi 7 milioni di euro che vogliamo ridistribuire, vogliamo dare ai cittadini. Ci sono stati delle questioni tecniche a livello del Ministero dell'Economia e Finanza, non avevano fatto i decreti attuativi, perché un'altra cosa che dovete sapere è che quando fanno decreti poi ci deve essere il decreto attuativo che fa diventare il decreto legge, ma il 90% dei decreti che vengono fatti in Parlamento sono delle campagne pubblicitarie, perché poi non ottengono il decreto attuativo. Ed era così anche per il fondo di garanzia. Abbiamo fatto pressioni, stiamo facendo tuttora pressioni, hanno abbozzato i due decreti attuativi, c'è stato di mezzo il cambio dei ministeri, quindi abbiamo dovuto anche aspettare che si passassero il testimone, ed oggi e in questi giorni continueremo a fare pressioni e nelle prossime settimane, per me è una cosa prioritaria per tutti noi, usciremo anche con dei video che spiegheranno come fare per fare domanda di credito, come fare, quali sono le banche convenzionali, come fare con i documenti e come funzionerà questo fondo, in modo che tutti sapranno come fare domanda per ottenere credito. E questa è una delle nostre veramente prime battaglie, quindi vi terremo sicuramente aggiornate e vi lascio a Simone. Allora, io chiudo ringraziando tutti voi per aver donato un po' del vostro tempo. Ringrazio il Meetup di Bologna, i consiglieri comunali, e vi dico che il Non ci fermate tour continua. Domani saremo alle ore 18 da Renzi, alle 21 a Firenze. Noi portavoce non ci fermiamo, ma l'importante è che voi non dovete mai fermarvi. Ciao! Passati da Bologna a farci questo immenso regalo. Ogni primo mercoledì di ogni mese ci troviamo qui per chi vuole partecipare attivamente. Ultima frase: molti uomini hanno vita di quiete, disperazione, non rassegniamoci a questo.